buon momento che sta attraversando la squadra, rispondo anche merito della sequenza che sei stato bravo di un po' della difesa. Sì, prima di tutto è vero che personalmente mi sento molto contento della mia presenza, di come posso scendere in campo, rifare bene e dimostrare e dare ai compagni fiducia. Penso che sia anche un merito di tutta la squadra, no? di un solo giocatore. Siamo molto contenti, sapevamo che dobbiamo continuare su questa strada. Domenica abbiamo una partita importante contro una squadra che è terza in classifica, che ha dei importantissimi giocatori che possono fare del male, e quindi noi dobbiamo stare attenti a quello che loro propongono in campo. Però noi dobbiamo continuare così, dimostrare che loro sono in trasferta e che giocano a Catania. Dobbiamo fare sentire la spinta che ci dà il tifoso e anche la cattiveria che possiamo dimostrare noi in campo. Che significato ha per te la partita di domenica contro la Lazio? Per me è una partita bella dal punto di vista che affronterò la squadra in cui ho vissuto un anno e mezzo. Ho tantissimi compagni, però da quando fischia l'arbitro per me sarà una partita in più. Noi dobbiamo pensare a cercare di prendere quei 3 punti che per noi sarebbero molto importanti. Mi aspetto una partita bella dal punto di vista di atteggiamento di squadre. Loro penso che vedranno fare anche la sua partita. Noi dobbiamo stare calmi, rispettare la Lazio fino al fischio, dopo una volta che scendiamo in campo, dimostrare la nostra cattiveria e perché il Catania sta giocando proprio così. Quando sei arrivato a Catania hai detto che eri grato alla Lazio per aver dato l'occasione di poter venire a giocare qui. Adesso è passato un mese, hai fatto molto bene finora, però io ho detto se adesso vuoi anche dimostrare ai tifosi della Lazio, non tanto alla società, che forse Garizzo meritava un'altra chance, perché poi fondamentalmente le occasioni con la maglia bianca celeste non sono state tantissime. No, io non devo dimostrare nessuno, la prima cosa che devo fare è cercare sempre di fare il meglio. So che mi mancava la possibilità, l'ho trovato qui a Catania, questo è andato a ben fine perché si hanno messo d'accordo con Lazio, loro mi hanno lasciato andare via. E adesso capita che mi devo affrontare loro e niente altro. No? E il tifoso sano, mi hanno visto pure giocare con la maglia della Lazio. Magari c'era un altro momento, mi hanno visto poco. Spero adesso di riuscire a dimostrare con questa maglia, la del Catania, il valore che ho come portiere e niente altro da dire, veramente. Senti, che a Catania è un problema di nascita per quelle che provo fino ad ora? Sì, è proprio così, perché è stata la unica squadra che mi ha voluto. Io aspettavo quando era Lazio andare via perché volevo giocare, volevo la seconda possibilità, però è anche vero che hai bisogno anche di una squadra che ti vuole. E fino a quel punto arriva il Catania e per me è stato importantissimo sentire le fiducia di questa società, e anche vero che ringrazio la società perché mi ha dato la possibilità di giocare e fare quello che amo. Riscattato, c'è stato un momento dopo quel gol di Forlano, forse come pareggio, proprio alla fine della partita, che hai pensato magari di nuovo rischia di restare fuori? No, non mi ha passato in testa. Quello che è successo in partita, forse in quella giocata io già ho parlato con il mister del portiere, io ho spinto forse un po' di più sul lato sinistro e la palla è rimasto proprio in mezzo e non ho riuscito a bloccarla. È stato un sbaglio che può succedere.
L'importante è la prossima palla o come ti dimostri dopo dell'errore. No, io sapevo che dovevo continuare ancora in partita perché poteva anche finire peggio. Mi dispiace perché ma da come è iniziata la partita pensavamo che ce la possiamo fare. E poi alla fine portare un pareggio non è male, però da come era la partita è rimasto qualche sapore di amarezza. Ti chiedo ancora della Lazio, conoscendo tre ex compagni, chi può essere più pericoloso o comunque l'atteggiamento della Lazio, credo che verrà qui per fare la partita. Sì, Lazio si sa che fino adesso penso che gioca un 4-3-1-2, farà tre quartista Mauri, due attaccanti, penso che giocherà Alfaro accanto a Klose. Klose si sa come è pericoloso in aria, come attacca lo spazio, lui cerca sempre di trovarsi pronto. Noi dobbiamo cercare di metterlo in difficoltà. E poi penso che la sorpresa, perché l'ho visto poco, è Alfaro, un giocatore veloce, che dobbiamo stare anche attento a lui. E poi sarà una partita combattuta in centrocampo e noi dobbiamo riuscire a prendere palla, a avere un possesso di palla importante e se Catania gioca il calcio che ha dimostrato in qualche partita non penso che ci saranno i problemi. Vedete che Montella ti ha chiesto qualche indicazione, sperare qualche segreto di quella che è stata la tua ex squadra? No, perché oggi già si sa tutto, guardi la TV, guardi la... Si può... No, non me l'ha chiesto veramente, se me lo chiede le dirò a volentieri perché è giusto che penso che serva per fare una partita per bene domenica. Hai trovato un gruppo molto solido, l'idea che ti hai fatto fuori in sei mesi che non eri qui è la stessa della squadra che hai trovato? Tu dici che quando era la Lazio, quando guardavo il Catania... Quando guardavi il Catania da fuori. Si vedeva una squadra che aveva grinta, spirito, e poi quando ti trovi proprio dentro lo spogliatoio ti rendi conto la vera fortaleza che già è per le potenziali che hanno i ragazzi. E anche quando uno è in una squadra ha sempre la fiducia e dice che i suoi compagni sono i migliori, è anche vero... Io da quando ero alla Lazio, Catania sempre mi è sembrata una squadra complicata, molto difficile. Adesso sono contento di essere parte di questa squadra e fino adesso di riuscire a portare i punti importanti per la società. Grazie.